Noi vogliamo assecondare questa voglia di unità, l'abbiamo avuto fin dall'inizio, ci siamo fidati del fatto che il centrodestra e la leadership di centrodestra volesse fare proposte unitarie. Fino adesso l'impressione è che abbiano voluto semplicemente cercare di dividerci. Guardi, escludo che diciamo i parlamentari nel caso di una elezione della seconda carica del Senato apra la crisi di governo. Stiamo affrontando il problema del Presidente della Repubblica che dobbiamo risolvere velocemente il più breve tempo possibile. Il Paese non può attendere troppo, dobbiamo dare una soluzione e il centrodestra oggi offre a tutto il Parlamento la possibilità di eleggere la seconda carica istituzionale dello Stato. È possibile, ma il Presidente Casellati sa perfettamente che quando si va a votare in democrazia ci possono essere i voti come non esserci, speriamo ci siano. No, dobbiamo iniziare a lavorare, cioè il lavoro dei grandi elettori è votare, non è un'altra cosa, si discute e si vota. Con i rischi. Ma non ci sono rischi, nel senso che i rischi potrebbe ci sono, lo vedremo successivamente. Però, insomma, che si usi la seconda carica dello Stato per una prova muscolare alla quinta votazione mi pare l'ennesimo errore politico dei tanti che Salvini... chi per lui sta commettendo in questi giorni. No, Alternativa oggi non ha alcun motivo per non votare il migliore dei candidati, il dottor Nino Di Matteo. Allora, un appoggio convinto da parte del partito? Convintissimo, davvero.